prova dell'audio. giocare, cioè. Sì, ma io voglio fare prima anche la prova dell'audio. E tu ogni tanto prova a parlare, ma che cazzo bisogna fare? Ah, vabbè, basta che spingi su una testa, là, su una testa qualsiasi. Tipo il faro maledetto. Shrophead. Il guano di. Shrophead, che dici? Ma Shrophead. che cazzo, su quale testa devo spingere? Va, non quella, Ah, non quella, che è è difficile. proprio quello, Questa proprio qua. quello. Proprio quello. Vai, E spingendo su una vai. mano. Basta. Let's play. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono Mami di dell'Italian Sharks e sono qui in compagnia con la bella faccia di Siete Spacciati. Hai una faccia muta. Non parla. Va bene ragazzi. No, no, perché questo video sarà veramente Volevi? troll. No, 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 io parlo, Tu parlo. parli? Sì. Speravo di no. Volevi? Questo video sarà veramente troll. In pratica, ci ha contattato l'azienda che ha sviluppato questo gioco e insomma vuole che lo facciamo vedere, lo mostriamo. Ringraziamo per averci regalato il gioco in anticipo prima che uscisse su Steam e per averci incaricato di questa missione. Peccato che il gioco è un gioco diverso. Sì, ma abbastanza. Cioè, tipo, vedete, io posso, per esempio, cioè, io sto Combatti. giocando, però io, cioè, È la se sua seconda partita, è eh? la mia seconda partita e sono sicuro che la vinco. Tipo, siete spacciati, che cosa hai mangiato oggi a pranzo? Sta perdendo, eh? No, dai, vinci un po', dai. Lo sta perdendo. Dai. Ma no, sto perdendo la mia Persa. partita senza fare un cazzo. Ha perso Ma la partita. Che schifo. non è colpa mia. È perso la partita. Fai cagare. Fai cagare. Che Cazzo di gioco è? schifo. E pensa a fare. Dobbiamo aspettare 2 minuti. No, puoi giocare, però inizi come da vita. E Vabbè, tanto. se perdi a 4 minuti. No, 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 sono molto fermo. Vabbè. Senta, abbiamo capito, ragazzi, che noi, cioè, tipo, faremo la telecronaca, tipo, Champions League finale. Neanche finale, perché qua non so neanche se giochiamo alla finale. No. Il pro di questo gioco è che è molto veloce. Il classico gioco da gabinetto, Sì, insomma. e che si fa mentre sei bannato da LOL delle code, ti Oppure mentre aspetti. ti crasha il server di Arc Esatto. improvvisamente e ti metti lì e fai un Sì. gioco del genere. Capisco. Vabbè, e tu chi A ci hai parte giocato gli un po' di più? scherzi, il gioco si basa sul deck building, quindi bisogna creare il deck. Cioè, perché alla fine il deck poi giochi da solo. Sono carte casuali, quindi tu devi solo creare il deck. Il deck si crea sul mazzo. Sì. E Madonna, quanto sono qua forte! c'è Senti, ma scritto. per farlo un pochino più difficile, mettiamo in inglese. Allora, queste sono le carte blu e queste sono le carte rosse che tu puoi avere in un mazzo, perché quelle rosse Sono le più sono forti. vetture, esatto. Ah, ok. Poi, e questo è del Le mazzo carte. che la costruisci. Poi c'è Aspetta, il. la quantità di carte che puoi avere per tipo aumenta man mano che aumenti di Sì. livello. Ok, e questi sono i punti vita, Sì, penso. che Quindi, aumentano sempre. anche questi. Quindi aumentando di livello, i livelli li aumenti vincendo automaticamente le partite Partite, contro il sì, computer. esatto. Poi c'è Interessante. l'incudine che è la parte del gioco che praticamente ti permette di evolvere 2 carte, spingi, spingi da. Ok. Quindi se metti queste 2 carte insieme qua, Soldato tedesco Blitz. trascinare. Eh sì, devo prima uscire. Ah, nulla. Qua. Ok. Poi evolvi. Se vedete da 30 va a 40. Certo, se sapesse che cazzo sono i 30 e 40, Alla magari avrebbe senso. 30 è sia il danno che fa e sia la sua vita. Quindi quando lui colpisce fa 30 danno. Se viene colpito e gli farò 15 danno, lui farà 15 Bella danno. questa cosa. Ok. Cioè, capito? Ah, qua se per velocizzare spendo 7 monete per velocizzare Se 3. lo fai, chiamate la famiglia. Sì, perché sta mettendo da parte le monete Sì, per un cazzo di sì. pacchetto. Ok. Perché se vai su un negozio Beh. ci sono diversi tipi di pacchetti. Ma Quelli, compriamo tutti. no, quello è più bello e più forte. Gli altri sono cessi. Il culo. Ok, allora ragazzi, in questo video, forse, se ci mettiamo Forse. d'impegno, Eh?
arriviamo a 312 monete. Sì. E prendiamo sto pacchetto. Vai. Però dovete spolliciare. Dovete spolliciare come i più pa. Oh, non addosso a me. E fateci sapere nei commenti se volete vedere altri video. Se volete vedere altri video di questo gioco. Però diteci anche su cosa farli. Perché questo gioca da solo. Vabbè. Oh, mazzo! È fosforescente! Che adesso? Si è potenziata la carta. Ah, è vero, è deficiente, sì. Non lo sai tu. Però possiamo potenziare anche questo. No, non lo fare. Perché? Perché vai indietro, vai su mazzo. Siccome ce ne sono solo due, poi diventa una. No, capito? Quindi, non lo buono. Non buono. Ma quindi ora noi abbiamo praticamente due carte di 48, che sono molto forti da quello sì, che ho capito. Che fanno? Salta le carte standard. Vuol dire che lì hai visto che le carte vanno così. Lui le ciompa, cioè è raccomandato e la ciompa la fila per la prima carta. Ah, quindi praticamente se lui entra viene primo. Sì, va primo. Oh. E i primi di regola hanno più danni subiti, perché essendo i primi qui fightano. Vabbè, chiaro. E lui poi scappa. E poi però lui dovrebbe anche quasi one shottare perché c'ha 48 di danno. 48, esatto. Figo. Mentre, ah, però hai letto qua che dice a livello 5 fusione con ufficiale coloniale, che noi penso che non abbiamo. No, non lo so. Chiesto pirla. No. Ah, quello di Jumanji, ho sì, capito. Sì, ecco, è boh, è una caschio 22 così. 22 i pazzi. Sì, va bene. Sì. E poi ah, questo è terrorista. Questa carta. Cioè, scritto così, ma non funziona. Vorremmo segnalare un bug. No, te la giuro, funziona sta carta. Uccisore attacca la carta nemica all'estremità sinistra invece che la carta nemica corrispondente. Non funziona. Però l'estremità sinistra, giusto? La prima sinistra. No, perché attacca sempre quella sopra. Se non c'è la carta, attacca a te. Il danno a te. Ah! No, scusa, non ho capito. Se non c'è la carta, a te. Ho capito. Va bene. Questa è pazza. È a Banshee. Se ti attacchi muori. È come se ti attacca muori. Cioè, non ho capito. Se lei attacca te. Sì. No, se lei attacca uno da 48. Sì, muore. Cioè, qualsiasi cosa tocca, sì, muore. Sì. Figo. E poi ci sta la mummia. Il super è mummione. Forte, perché ogni volta che uno muore prende più 10. Però io non posso scegliere in che ordine giocarle. No, è quindi strategia. Se no c'è, però c'è. Incredibile. Oh, il mazzo. Madonna, tu sei uno questa strategico. Carta è la più forte che sta, secondo me. Vuol dire che o li infliggono o li one shotano o sì, non muore. O non muore. Bella. È forte. Però io solo uno. Io ne faccio due al mazzo. Vorresti fare il mazzo di quel. Sì, perché non è muore mai quel bus. Poi muore. Va bene. Vediamo. Allora, nella mappa, da quello che ho capito, noi siamo di livello 21. Questi sì, sono i livelli delle sfide. Sì. Quelli che si appicciano è la storia. Perché c'è una storia anche. Ah, pure. Bene. E l'inizio di sta storia? No, è un cazzo. Mi fa piacere. Visto solo che questo, vai in cerchio e ci stanno i non morti che muoiono e poi non muoiono. Se sono morti. E praticamente questi qua, questo sempre della storia, Sì, e ti dà appunto anche una carta questa. Oh, proviamo. E ti apre il culo, però se vuoi farti aprire il culo. Vabbè, e quindi perché è il livello 25. Allora dovremmo, la strategia sarebbe aumentiamo livello con questi tre pirla e arriviamo al 25. No, bisogna aumentare il livello, spingi su uno prendendo queste carte, così poi le unisci a Ma questo qua invece. Ah, questo ci dà. Ah, ci danno tutti la mummia. No, questo no. È l'unico che ho fatto io. Fanculo. L'unico pirla che mi hai fatto fare non dà la mummia. Ma fanculo, scusa, ma praticamente ma mori se perdi. Tanto va bene, nel frattempo gioca lui, quindi tu puoi spiegare. Allora, come vedete, sta là e mo si picchia, non muore. Perché abbiamo Banshee. E poi è morto. E Banshee! No, ma questo è l'immortale. Sì, ma aumenta il volume qua. Qua c'è forte. Eh no, così almeno ci capiamo qualcosa. Okay. Mortale. Questa quando ti uccide, fa anche a te il danno. Sta stronda di me. Vai, picchia. Così, vai. Che cazzo, no. Giustamente. 42. Ah, ma vedi, ma attaccano tutti quindi. Sì, tutti attaccano. Tutti quelli che hai attaccano.
Guramon questo, boom, zero. Perché lui a 13 e lui... Ah, tu quando li abbassi i punti vita fanno anche meno danno. Esatto. E poi lui è mortale, tranne se c'è sta merda che lo counter. Perché? Che cazzo fa quello? Quello infligge 22 danno a tutti, così. Così. Se gli piace, random, gli fai danno. Oh, è morto da questo qua. Sta forte a 3 punti vita. Minchia, quello stava a 72. Eh sì, perché sì, stava in squadra, ha preso tante di quelle mazzate. Dai, dai, dai. Mamma mia, cioè potremmo... c'è quello stronzo. Muore. Però due, con questo... due ce ne dai, stanno. Con questo... abbiamo perso. Come abbiamo perso? Perché non era neanche più carte lì. Ma vaffanculo. Ehi, non lo tocco più il pulsante. Ma perché? Ok, okay, ragazzi, sono passati gli altri 2 minuti. Allora, mi diceva, siete spacciati nel frattempo mentre dialogavamo così in santa sì? pace, che ci sono questi campi di allenamento, fortezze, che non so, come funziona, non l'ho capito, però so solo che c'è i soldi. Questo così. Ah, questo è buttato così a cazzo. Ok. Il grande squarcio, vabbè, dopo. Allora, in pratica, dopo che passa il tempo, ci danno, vedete, ottieni questi soldini qua. Che però sono? Se hai notato progresso delle... Ah, ma forse più aspetti, più si ricarica qui. Può essere. Perché vedi, puoi arrivare al massimo fino a 12. E arriva a 12 quando aumenta, cioè quando il tempo e scade. Qui, e quindi all'altro, per esempio, no? Tra un po' ci dà il terzo. Sì, ma. No, una moneta. No, ce ne abbiamo presi no, due. Una. Sì. Ah, quindi quando arriva qui ci dà la ricompensa. Ah, vedi, in questo caso sì, c'è una sola ricompensa, che è questa carta qui, sì, che è quella lì, figa. Tra 17 ore ci dà la carta. Ok, abbiamo capito tutto. La storia ci aprono il culo. E il PvP ci aprono il culo. E quello di livello 25 ci aprono il culo. Questo è di livello 16, ma ci apre il culo. Il grande squarcio? Questo è. Video. Bravo. Tocca per saltare. No, no. Basta, non voglio vedere. Vabbè, ragazzi, proviamo il PvP. Andiamo sull'ultimo, che dovrebbe essere il più cesso. Il più cesso dovrebbe essere questo qua. Sì, però no, non volevo sfidare questo. Livello 27. Vai avanti, veloce. C'è più. Cos'è quella roba? Quale roba? Non c'è più. Guarda, 54 c'ha quelli. 26. E l'abbiamo pareggiato, non ci posso credere. No, ragazzi, se vinciamo contro questo, cioè, c'è veramente. C'è quello forte, c'è quello forte. No! Ma porca puttana. Non ci voglio giocare più a sto gioco, perdo sempre io. Ma vaffanculo. Ed è l'ultimo. Ma vaffanculo. Aspetta, l'ultimo. Ciao, buonanotte. Allora, no, ragazzi, cioè, giocaci tu. Perché, io vinco, perché io sono esperto. No, io sono negato. Andiamo in PvP o affrontiamo un... Ma che cazzo ne so. Se vinci ti picchio. Vai, questo qua. A con casa. Questa ti picchio. No, no, non picchiare, perderlo. Dai, cioè. No, perché se vinci tu, affanculo, ho fatto 3 partite, ho perso di ma continuo. Quello. Chi? Qualcuno. Hai visto che perdi anche tu, dicevi. Grazie, guarda che cosa mi ha fatto conto. Allora, senti. Apriamo sto cazzo di pacchetto. Allora, spacchettiamo un mazzo, ragazzi, se no qua non andiamo avanti. Allora, aspetta, contiene prevalentemente carte di livello... Ma vaffanculo, vai, vai, vai. Oh, piano. No, gira tutto! Questa. Oh, che è? Vai. No, senatore di campo infligge 18 di danni. Vai, la prossima. Aspetta, stavo leggendo ancora. 18 a tutte le carte dei nemici e si sfinisce. Ah, muore. Però è forte. Però diciamo che una mazzata non ce la dà. Che vabbè, allora, io prendo questa. Cazzo, basta. La no, ho sbagliato. Sciamano feroce, ripristina 11 potenza a tutte le... Minchia. No. Oh, che cazzo di carte che abbiamo trovato? Questa è forte pure. Ogni volta che striga uccide una carta nemica l'avversario. Fortissima. Ma oh, mi sai che C come veniva? Lo possiamo potenziare? No. È di livello 3. E me quella è a livello 1. Vabbè, quello lo buttiamo. Oh, 5, cos'è? Shingan aumenta la potenza di 17 Oddio. Dopo il primo. Oh mio. No, ragazzi, mi sai che le mettiamo queste. Abbiamo trovato le peggio carte. Ora adesso ci creiamo il nuovo mazzo. Oh, ecco come si vince. Che cazzo. Ok, ragazzi, allora stiamo unendo
i due secondi luogotenente che all'inizio mi aveva gastemato, che non sì, li potevo unire. Esatto. Io già prevedevo il futuro. Sì, sì. Ecco. Beh, vabbè, e vabbè. Quindi stiamo unendo questi due, così ci liberiamo uno slot. Perché inseriamo, fargli vedere, la strega, la striga, la puttana non morta. Ok, mettiamo quella. Poi, se vedete, come è composto. 8 di 9, eh sì, perché la carta si deve ancora potenziare. E gli altri non li mettiamo perché non c'è. Oppure togliamo questa merda e mettiamo un 42 a caso. Non lo so. Quello ci sì, tanto quella è buggata, toglierlo. È buggato. Toglierlo, che cazzo te ne frega. Non fa niente, sta. No, quello. Ah, abbiamo messo il. Lo sciamano. Non lo prende. Abbiamo messo lo sciamano voodoo. Perché al posto di un altro imbecille. Ah sì, di uno che faceva un cazzo. Sì. E poi abbiamo messo il carro armato al posto del soldato d'elite. Sì, esatto. Una cosa del genere. Ma è fatto tu. In più stavo parlando. In più no, nella mappa. Vai nel mazzo. Abbiamo tolto una delle due carte rosse. Perché avevamo la carta con la mummia. No, sì, la Banshee. Quella Banshee. Abbiamo tolto la Banshee e abbiamo messo la super carta potenziata, lo Spriggan. Che se ci incontra una Banshee muore. Sì. Sì, ma proprio lui deve stare per primo. E poi c'è pure il carro armato di livello 80. Cioè ce ne abbiamo 50.000 che sono forti, porca paletta. Ora sì. Ma perché siamo di livello 27? Sì. Ah, ma vuoi dire che quella è la potenza del mazzo? È vero, sì, è vero, è livello. Ma quanto è coglione sto. Ma porca, è quel livello è questo qua. Ma sì, sei un pirla. È vero, è vero. Ma vai a cagare. Va bene ragazzi, ora faremo le prime sfide con no, un mazzo decente. Aspetta, questo prima dentro. Eh sì, è metti. E mettilo dentro. Oh, 58, beh 28 buono. 28. E ora dovremmo spaccare. Andiamo dove? Avanti nella storia? Beh, andiamo avanti nella storia. Offre questo, ci dà una Banshee. Dai, daccelo quello. Non serve un cazzo. Però siccome abbiamo le mummie, potete Io mummie. Andrei a farmare. Ah, ma noi possiamo farmare quante volte sì. vogliamo. Quindi teoricamente sì. se siamo pro, bam 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 bam. Vai. Bam 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 bam. Vai. Strategia. Bam bam bam. Hashtag. Bam bam. Dai un attimo. Oh, mamma mia la potenza. Oh, il carro armato. Il carro armato non si fa niente. Non lo fai più. Oh, ce n'è un altro di carro armato. No, è lo stesso. E che senso più. Oh! Non ho capito come abbiamo vinto, ma abbiamo vinto. Non si è sdoppiato. Quella che sorpassa le carte è andata là. E si è spostata qua. Vabbè, ma tu metti veloce, io non capisco. Scusa. Ok, abbiamo vinto un'altra mummia che ora possiamo potenziare. Non lo so se abbiamo le mummie di quello 1. Ok, dopo aver potenziato anche. Abbiamo potenziato la mummia. Ce l'abbiamo a livello 4, ragazzi. 62 di danno e aumenta la sua potenza di 13 ogni volta che una carta alleata muore. Questo lo cura. E questa la cura. Mamma mia, mamma mia. Le mazzate. Se queste due entrano in combo, fanno male. Eh sì. Soprattutto lei. Lui anche. Fa male. Sì, se si mette lui per. Diciamo che succede un bel po' di casino se entrano sì. tutte in combo. Ma proviamo un PvP. Io a questo punto. Perché mi sa che. Cioè, mi sa che. Però no, ora siamo a livello 29. Cioè, potenza. Perché si è bloccato. Niente, ragazzi. Stiamo provando a fare questa cosa qui che ci dà 10 monete. Non lo so male. E questa carta che sfinisce quello che attacca. Quindi. Tipo non attacca. E questa non fa parte della storia, ma no. fa parte di tipo una missione speciale. Suppongo sia della stessa roba di questo. Vai, intanto scazza. Oh, questo. Ah, ma ci vogliono 28 gemme. Lo facciamo. 28 sblocca. Lo facciamo. Sblocca. Ce l'ha due di queste. Sì, sblocca. Non è che ci fanno il culo. Sblocca. Perché? E clicca. E se ci fanno il culo. Ci vogliono le gemme. Ah, gemme, non soldi, ma fa un culo, è vero. Sono una merda. Ah, tu pensavi che si pagava per sbloccare quel coso? Invece no. Non avrete. Sì, vabbè, vuoi fare quella cosa speciale. Beh, allora, Relitti festato. Dai, massacra, lo metti velocità ultra. No, stavi dicendo questo, ci apre. No, dai, secondo me no. Si accettano scommesse, signori. Allora, la nostra squadra è quotata 10 a 1. Ai, che locura! Mamma ogni volta mia, quello. Mamma mia. Sì, quello è molto male. E abbiamo stravinto. Abbiamo stravinto. E chi ha scommesso a favore nostro ha vinto niente. Però ha vinto niente. 93 carta, monete. Non le mettiamo perché è inutile.
Oh, ragazzi, io voglio arrivare a fare il secondo Ehi. spacchettamento. Vai, vai avanti di storia. Vai avanti di storia che Vai. dobbiamo massacrare il Cammino carro armato infuocato. gigante. E non va avanti. E il luogotenente super pro sta facendo. Oh, ma anche No, qui stiamo facendo dei bei danni, quella eh. di cura. È È fortissima quella di troppo cura. forte, ma se riusciamo a potenziarla Guarda ancora quella. quella. Madonna santa! Fortissima quella lì, ecco. Le peggio Veramente forte. mazzate. E abbiamo vinto. Questo qua di livello 5. No, di livello 2. Cazzo. Però aspetta, fammi leggere un attimo anche che dice la storia. Terre maledette. Che cosa vuole? Non lo so. No, ci ha Cosa dato una terrore. carta. Oh! Ci ha sbloccato cosa? Che alla fine gira questo meccanico. Toglie un punto ai punti salute dell'avversario se meccanico accanto una carta. Non è male. Oh, carina. Un centro di comando del grande esercito. Ah, vuoi Interessante. leggere? È quella, un centro di comando del grande esercito di macchine perfettamente preparato alla guerra. Attacca questo punto strategico per interrompere la loro comunicazione. Ah, ok. Ora aspetta, non è che ci Qua danno ci danno la gemme. gen, non è che ci danno quel tipo là. Ci danno esperienza. La macchina quella là, aspetta. Esperienza. No, E ci no, danno un c'è altro di cioè, eh sì, questo, ma però. è livello 1. Questo ci dà. La E scimmia. sicuramente ci sblocca la scimmia. Qualcos'altro. Che facciamo? Quello di destra. Questo. Andiamo avanti un po' con la storia, ragazzi. Dobbiamo arrivare a Bella la storia 156 questa. monete. Eh sì, anche questa è una storia. Eh sì. Andiamo avanti e arriviamo a 156 monete, possibilmente. Ho spinto per sbaglio il PUP che volevo far Sì, vedere. per sbaglio, cioè volevi per forza sfidarlo questo qua. Vai, muori. Se ora Dai. perdiamo male è colpa tua, perché io non volevo sfidare questo qui. Vai, quello che è culo. Vai. Pure il carro armato. È morto il curatore, però. Sì, c'è l'altro che cura col carro armato, ma quanto ci godo, ma Madonna, C'è guarda, proprio. guarda questo non dovrebbe Esatto, è saltare vinta. tutte. È vinta. Abbiamo vinto il nostro primo No, PvP. perché non è. Guarda qua. Ah, ok, quindi arriva fino alle E massime. vinta. Oh, finalmente abbiamo vinto la prima PvP. Tocca per sbloccare. No, a rete, no? No, no, no. Abbiamo vinto le ricompense. No, suppongo 5 e poi di punti che a fine season ci danno. Ah, ecco, sono fronzini. Siamo bronzi merda. E poi ci danno ricompense in base a questo, suppongo. Ah, quindi praticamente vincendo le partite saliamo nella classifica. Per Esatto, e poi suppongo ci diano le ricompense. arrivare. Ah, ok, dovremmo arrivare primi nella nostra lega, penso, per poter avanzare di ricompensa. Sì. Boh, facciamo un altro PvP, ma ora ci Quello mettiamo a questo con farmare un po' di flamunghi. gente. Eh sì, non Aspetta, penso aspetta che un sarà attimo. fortissima. Ok, è livello 11 di marzo questo. No, come livello 11? No, dai, non ci posso credere. Come fa? Cioè, ragazzi, abbiamo vinto tutti i PvP uno dopo l'altro, abbiamo scalato la classifica e C'è quello l'ultimo con che ci mezzo. rimane è questo qui. Ma è un livello 11 di Non è merda. che il primo è più facile. Oh no, E forse sì! Ecco perché perdevamo di brutto! Ah, ecco Ecco! vabbè. Ciao, sto si sta intanto. 160, possiamo fare l'altro spacchettamento incredibile! Negozio, Vai, spacchettamento. muora. Mettici acqua. Dai, sì, no, non girare tutto. Comincio io. Vai. Allora, io prendo questa. Buono! Sì, ce l'abbiamo. Che cos'è? Le Le carte carte mica mini entrano in vengono gioco? sfinite. Sì, No! ma è Elite, che cazzo devono togliere? Non lo so, ci pensiamo. Ma tu? Ci pensiamo. Bella questa comunque. Vediamo qua. Un'altra Elite! Ah, quella c'è. Brutti Fomoriani Fomoriani. ignora le carte nemiche e attacca direttamente i punti salute dell'avversario. Ah, così, non è male. Però è sempre Elite. È sempre Elite e c'ha 74. Ce ne abbiamo due, facciamo il secondo 4. Eh Sbaglio. sì, quella era l'ultima, non l'ho vista. No, è La la merda. carta, sì. Ora facciamo il secondo 4 e quindi quello che abbiamo lo portiamo a 5. Oh Sicuro? sì, oh la No, mi sì. sa che a livello 5 funziona con questo qua. Che Con ufficiale a livello 5, ma lo dobbiamo far arrivare. dici? Ebbene ragazzi, siamo arrivati ad un punto in cui stiamo spaccando veramente i culi. Sì, così. Infatti, oh, giusto. Infatti, vedete che abbiamo sbloccato 10.000 milioni di cose nella mappa. Soprattutto questi. Ecco, quelli ci garbano tanto perché ragazzi, questi ci danno delle bustine. Ok, che sono le bustine di merda. Però, No, le altre no, mi sa. le altre, Guarda, no, vai, queste è sblocco sempre ancora. di rame, gemme. Bustina. Bustina. Fa cacare. E questo ci dà delle
delle bustine di tipo argento. Beh, dai, non sono male, sono sempre delle bustine, sì, comunque, ma delle carte. E questo vabbè. E abbiamo fatto un team. Abbiamo fatto un team pazzesco. Praticamente, oltre che siamo avanzati di livello, possiamo avere tre elite. Infatti, ci siamo messi questa elite qua, che quando entra in gioco, cioè è finita, perché tutte le carte nemiche che entrano in gioco sono sfinite, quindi non fanno un cazzo. Cioè, poi abbiamo potenziato, questo l'avete già visto, il luogotenente al 5, ma soprattutto il catorcio al 4, ragazzi. E ci siamo messi un car armato al 4, ci siamo messi il secondo car armato al 2. È un generatore di campo. Generatore di campo. Car armato per me. Car armato. Per me è un car armato. Allora, qual è l'obiettivo ora? Bustare la, la terza bustina. In terza bustina in un episodio. Quindi, ragazzi, tanti pollici in su, perché ci siamo fatti un culo così. Sono tipo 10 anni che stiamo giocando. Vai. No, cominci tu. Cominci tu. Cominci tu, a te l'onore. Dai, una bella elite. No. Oh, elite al primo colpo. Lo slot vuoto adiacente agli uomini minori non possono essere attaccati. Non ci possono attaccare direttamente. C'è l'ultimo. No, le slot vuote adiacenti a Yaomo minore, che sarebbe questa, non possono essere attaccate. Quindi se è l'ultima, quelli che ci attaccano là è vuoto, quindi c'è nulla. E quindi non ci fa danni a noi. Esatto. Ah, insomma, non è l'altra mummia al 5. Mi sa che aumenta la tensione. Mi sa che noi ci abbiamo al 4. Sì, vabbè, ma chi se ne frega, mettiamo questa. Ah, sì. Porca paletta, bella questa. Questa è... soldato Blizz al 5, che può essere utile per qualche potenziamento. L'altro al 4, mi sa che ora... Che culo. Che culo. Che culo, possiamo potenziare subito al 5. Mi sa che la metteremo questa, perché forza. Cagata. E uccisore cagata. E però, ragazzi, insomma, dai. Oh, come si esce? Fatto. Ah, fatto. Vai a vedere se lo zombie lì si può potenziare. Ci abbiamo al 5. Ci avevamo al 5 già. Sì. No, ma veramente stai dicendo? Sì. No, no, ce l'ha messa direttamente lui. Ah, ce l'ha, sì, ce l'ha messa direttamente lui. Oh, è intelligente. Però, sti cazzi. Quella al 4, potenziala. Allora, questa la possiamo potenziare. Andiamo sullo Yomo. Ok, potenza, cioè ci vorranno 80 anni. Non è male. Esatto. E ora, non abbiamo ottenuto un granché per andare a sconfiggere questo. No. No, secondo me prendiamo botte. Io farei qualche altra 25, sfida qui 25. Intorno. Facciamo qualcun'altra sfida e poi andiamo a prenderci quello per la bustina. E allora proviamo a prendere mazzate a livelli 3 e 35. Abbiamo scoperto queste altre missioni che danno nelle bustine. Beh, prendiamole. Proviamo. Quindi abbiamo tre bustine che possiamo prendere. Sì. Una, due rifugi, tre, e questo qui. E quattro, quella di sotto. Come? E guai, sotto. C'è pure questo. No, l'altra di cui è questo. Questa. Questo. No, questo. Ah, dopo potremmo. Va bene. Allora, cominciamo da questo, sì, ragazzi. Penso che faremo comunque la sostituzione nel mazzo. Sì. E metteremo la Yomo minore. Perché effettivamente è più forte di quel mezzo goblin che abbiamo. Ora, però, pensiamo. Sta minchia, come fa a ricaricarsi? Quella quando attacca sicuro. Ah, pezzo di merda. Allora, ti one shotiamo, facciamo prima. Oggi GG sta andando abbastanza bene fino a mo'. Non si deve curare quel coso. Non fate curare quel coso. Lasciateci la mummia in vita. Guarda. Maledizione. Dai, oh, sì, il doppio carro armato. Ma vieni. Linda, bustina. Ma vieni. Bustina. Ma vieni. Ma vieni. Il doppio carro armato ci ha fatto vincere. Sì, capito. Il doppio carro armato. Il doppio carro armato. Dacci sta cazzo di busta. 9 più soldi. Dacci sta cioè, cazzo 9 di busta. Più soldi. Oh. Ce la fa già di aprire. Miglior argento. Me lo facciamo. No, e le conciamo per di platino. Però scusa, a sto loro. Punto. Ah no, o l'apriamo o la miglioriamo. No, apriamo. Se c'è cose per ne trento, non ha senso. Vabbè, gira tutto così. Sì, danne è pronto in merda. Secondo luogotenente che non ce la facciamo un cazzo. La scimmia acquatica che la possiamo potenziare. Questo, il guerriero tra tutte le carte levate saltano guerriero. Fa cagare, via. Merda, ragazzi, abbiamo preso solo merda. È lui, se riusciamo a... Sì, ma ce l'abbiamo già al 5. Ma serve. Ah, giusto. Non ce ne facciamo una vabbè, ciao. Ragazzi, proviamo a fare anche quest'altro. Non ci darà niente, comunque. Ma facciamola d'argento, dai. Che ce ne facciamo? Vedete, cazzo di merda, cazzo. Oh, vabbè. Secondo me no. Tu dici che ci serve. D'argento, comunque... Ma no, l'abbiamo massacrato, ma è un 35. Anche di argento, c'è da... di merda le carte, secondo me, capì? Questo è vero. Bronzo, argento, tu sto dici, punto. Stiamo sempre là. E allora, una fanculo, non potenzia un cazzo, dammi tutto e gira tutto qua. Gira.
Che cazzo? Un'altra mannata di questo. Bello. Però vedi, bello. Quelle carte di bronzo forse si trovano più queste, quindi trovi quella. Sì, non spostare troppo il microfono, che fai danni. Crede più facilmente. Queste qui che sono molto no, utili. No, trovi questi qua base, forse. Anche. Ok. Di bronzo. Sì, sì, perché in quelle di bronzo noi abbiamo da potenziare, ragazzi. Facciamo vedere. Per potenziare questo a livello 6, dobbiamo potenziarlo con un ufficiale coloniale al 5. E l'ufficiale coloniale... Cioè, all'1. Sì, al 2. E quindi dobbiamo potenziarlo, però abbiamo bisogno di carte. Non sappiamo come fare perché... Non ce l'hanno mai dato. Infatti. Quindi probabilmente con le bustine di bronzo. Forse potremmo iniziare a shopparci tante bustine di bronzo per trovare quelle cartine di livello merda. Potrebbe essere un'altra soluzione. E comunque ci stavamo spaventando di sti livelli 35, ma non è che siano. Aspetta però, infatti. Quella là ce l'ha fatta. Meno male. Sono a 7. Ciao. Buonanotte. Ma. Ragazzi, massacro pure dei livelli 35. Ma questo gioco ormai non ha più segreti per noi. Sì. Mi sono dimenticato che c'era una bustina. Oh, avremo. Vai. Chi vogliamo? Quel generale là. Quello che ci serve per avanzare. Io voglio il generatore. Voglio il generatore, dammi un generatore. Il mutante, ci serviva. Ma sti cazzoni qua dello del dio dell'Olimpo, ma qua a cagare, va. Il mutante ci serviva. Sì, mutante, quello no, sì. Il mutante, sì, mutante. Sì, ci serviva per potenziare, non mi ricordo qui. Sì, il catorcio. Però peccato che ce l'aveva ancora qua il catorcio, però vabbè. Sta lui il mutante. Però la è forte, 49. Eh beh, una carta che non fa niente, però ha danno come questo. Sì. Scusa, stavo fondo. L'ultima bustina, ragazzi. Cazzo, il video sta venendo di 800 ore. Però ci facciamo l'ultima bustina. E tante marche. Tanto lo devo editare io, giustamente. Spacchettamento epico. In questo video potremmo chiamarlo così. Spacchettamento epico. Anche abbiamo spostato 5-6 bustine. Sì, infatti, 800 bustine in sto video. Ma va bene. Perché non sembra, ma. Cioè, ti prende il gioco? Eh sì, cioè all'inizio... È semplice, però c'è qualcosa che ti dice gioca. Sì, ti crea tipo la droga, è sì, vero. Non so perché, Dai, apri tu, due a me, due a te. Gira tutto, brutta. Ah, sì, no. Ma devi beccare il pulsante, devi beccarlo. Catorcio, è mutante. Catorcio mutante. Mario, chi sono? Senti, dobbiamo iniziare... Dato di questo. Ottimo. E questa non ce l'avevamo, questa è nuova. Interessante. Secondo me dobbiamo iniziare a prenderci tante bustine. Mi sa che questo c'è avevano due. Vediamo un po'. No, quello ce l'abbiamo a livello molto alto. Minchia, che quanta gente possiamo potenziare. Io inizierei a potenziare un po' di gente. Questo qua? Vai, potenzialo. Sì. E il mutante poi? 4, 3, 2, vabbè. Ma tanto più di tanto non lo potremo fare. E ragazzi, direi che per questo video è tutto. Cioè, ora è veramente tutta. Sì. Penso che comunque la strategia di potenziarti, comprarci tanti mazzi argento sia utile. Cioè, perché ne puoi comprare tanti. Di bronzo. Sì, di bronzo. Perché sono quelli che costano di meno e li compri a go. Comunque, sì. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, commentate, condividete per sostenere il canale, per sostenere la serie. Hashtag mami ti puzza. No. Okay. Sì, no. Mami ti puzza. Allora, l'hashtag mami ti puzza. Allora, sì, se io puzzo, scrivete hashtag. Scrivetelo. Scrivete hashtag. Si puzza, fiati, puzza. Hashtag spacchettamento epico. Se invece non puzzo, scrivete mami ti puzza. Ma se dite che io puzzo, quindi dovete scrivere che non puzzo. Cioè, capito? No, scrivete mami ti puzza, scrivetelo. Maledetti. Sì. Io vi ammazzo. Vabbè, però la giusta vendetta per quando ti ho detto siete spacciati, sì, e deficiente. Quindi, l'hanno scritto tutti. Quindi? Per par condicio. No, io qua. Basta, va bene, così è gratis. Sì. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao a tutti.